E ciao a tutti ragazzi, io sono Jeff e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, nuovo secondo me in cui parlerò della seconda stagione di Doom Patrol, la serie TV DC Universe, che tra l'altro ho scoperto che DC Universe è praticamente fallita come produzione di serie TV, quindi bene, in realtà male, non lo so. Comunque sono qua per parlare della seconda stagione di Doom Patrol. Quindi, prima di iniziare, vi consiglio di iscrivervi al canale, mettere like, condividere il video, commentare. E niente, di non perdere il chiacchiere e iniziare subito con questo nuovo secondo me. Allora, ragazzi, la seconda stagione di Doom Patrol. È molto difficile parlare di questa stagione. Ci ho messo un po' di più a guardarla, ma perché c'avevo impegni, quindi non ho avuto tanto tempo per guardarla. Però devo ammettere che tutto sommato mi è piaciuta come stagione, anche se avrei voluto magari un episodio in più nel finale. Vabbè, ovviamente spoiler, ma ve l'avrò scritto come in montaggio. Avrei fatto un episodio in più di questa stagione, visto che il finale, non lo so, mi lascia quell'amaro in bocca. Ho provato proprio a pensare di farmi andare bene il finale, però non lo so, tutta la stagione mi è piaciuta, ma il finale è l'unica cosa per quanto mi riguarda che pecca. Cioè, vengono concluse la maggior parte delle cose, tutto tranne, vabbè, Candlemaker, che verrà affrontato da Dorothy, però per il resto non lo so, perché l'avrei voluto vedere. Forse l'amaro in bocca mi è restato, visto che ce l'ho, visto che non vedrò mai la stagione 3, visto che in Italia non è ancora uscita ed è uscita a fine tipo 2021, quindi non so quando la vedremo in Italia la terza stagione di Doom Patrol. Cioè, forse se potevo vedere la terza stagione, allora mi sarei fatto andare bene il finale, diciamo. Però non lo so, cioè, visto che non la posso vedere, mi dispiace, ma non posso apprezzare più di tanto questo finale di stagione. Però adesso andiamo a parlare dei personaggi. Iniziamo ovviamente da Cliff Steele, che in questa stagione mi è molto piaciuto. Forse è un po' più responsabile della scorsa. Qua, tra l'altro, ritorna il concetto, cioè la storia di sua figlia Clara Steele, che mi è piaciuto, visto che nella scorsa stagione rimaneva un po' lì così. Qua riprendono quella cosa, visto che si dice che la figlia è lesbica, quindi avrà un figlio e un matrimonio. E infatti, nel finale, diciamo che Cliff deve scegliere tra salvare ancora una volta Niles e sua figlia e le sue cose personali. E questa cosa mi è piaciuta, che diciamo abbia scelto Niles, anche se l'ha trattato malissimo. Niles, visto che l'ha fatto diventare un robot, prima era un umano, cioè gli è rimasto solo il cervello, ecco. Poi Larry Traynor, che anche in questa stagione mi è molto piaciuto. Vengono introdotte un sacco di cose nuove sul personaggio, ad esempio la sua camera, che non si era vista nella scorsa stagione per niente. Cioè, si vedeva, ma non veniva detto che era una camera antiradiazione. Questa cosa mi è piaciuta, che l'hanno messa in questa stagione. E mi è piaciuto anche che nella scorsa stagione, diciamo che Larry Traynor era molto incentrato sul suo rapporto con l'altro uomo. Invece questa stagione è un po' incentrato. La storia di Larry Traynor è un po' più centrata sui suoi familiari, su sua moglie e suo figlio, che tra l'altro poi lo voleva pure uccidere. Cioè, quindi questa cosa, cioè, mi ha fatto rimanere sorpreso, diciamo. Poi Jane, che in questa stagione matura un casino. Non so neanche parlare. Sto dicendo, matura un casino dalla scorsa. Visto che nella scorsa era sempre che diceva no a tutto, mandava a quel paese tutti gli altri. Invece questa stagione c'ha molti più problemi con l'underground, visto che ritorna il personaggio di Miranda, che nella scorsa stagione veniva detto che esisteva, si vedeva anche, però non era importante così tanto come personaggio. E mi è piaciuto che l'hanno reintrodotto. E viene fatto vedere di nuovo
Kay Challis, che è una personalità di Jane, bambina diciamo. Poi c'è Rita Farr, che in questa stagione anche lei cambia molto, visto che è impegnata, diciamo, che vuole diventare una supereroina, e ritorna il concetto sempre della scorsa stagione, che veniva lasciato un po' lì, di sua madre, che tra l'altro è l'incubo che fa come nello scontro finale contro Candlemaker. Poi Victor Stone, Cyborg, che in questa stagione non lo so, forse è quello che spicca un po' di meno, anche se, cioè, non mi è tanto piaciuto perché c'aveva tutto quel rapporto con Ronnie Evers, non mi ricordo neanche come si chiama, che poi alla fine l'ha fregato a Cyborg, Ronnie Evers, perché voleva uccidere quelli che gli avevano messo tutte quelle cose nel corpo. Poi, cioè, quindi Victor Stone non è che mi sia piaciuto tantissimo in questa stagione, visto che, cioè, c'ha solo il rapporto con la sua ragazza e basta, cioè nient'altro. Poi Nice Calder, che finalmente in questa stagione viene approfondito un sacco come personaggio, c'è, cioè, tutto il rapporto con la figlia, con Slava, che è la mamma di Dorothy, quindi mi è piaciuto un sacco che l'hanno approfondito molto di più, la sua storia, il suo rapporto con sua figlia, che sì, è un infame che pensa solo a se stesso, Nice, ma in questa stagione viene fatto vedere che, ad esempio, Willoughby voleva uccidere sua figlia prima che capitasse questa catastrofe di Candlemaker. Invece Nice, anche se sapeva che accadesse questa catastrofe, non gliel'ha lasciato fare perché voleva bene a sua figlia. Quindi qua viene mostrato che anche Nice c'ha, diciamo, delle emozioni, cioè non è un infame che pensa solo a se stesso, ecco. Poi Dorothy Spinner, vabbè, ho detto pure il cognome, non è che serve. Dorothy mi è piaciuto un casino come personaggio, forse il personaggio che mi è piaciuto di più di questa stagione è proprio Dorothy, visto che nella scorsa stagione non veniva fatto vedere perché palesemente non avevano scelto l'attrice, non avevano il make up per il trucco, per tutte le cose. Però mi è piaciuto un sacco come personaggio, soprattutto il dialogo con la cameriera nel bar. Cioè, quello lì è stata una roba bellissima. Poi tra l'altro quell'attrice è pure quella che ha fatto le versioni ciccioni dei personaggi della Suicide Squad di Gunn, ho scoperto. Però mi è piaciuto un sacco Dorothy. Poi si vede che c'ha il comportamento da bambina, proprio, che a volte fa delle cavolate ma inconsapevolmente. Poi tutte le sue visioni, i suoi amici immaginari come Candlemaker, il ragno, il lupo, quello gigante con le corna, mi è veramente piaciuto un sacco. Poi Slava, che è la mamma di Dorothy, che in questa stagione ritorna, che non ho capito molto bene se è un personaggio che era ancora vivo nell'ultima puntata o se era una sua visione, tipo c'aveva dei poteri, ma penso che ci abbia dei poteri, visto che se la figlia è tipo, cioè, 100 anni, ma sembra che ce ne abbia 14, anche sua mamma penso che ci abbia questo potere. Però mi è piaciuto, visto che qua, diciamo, viene contestualizzata un po' di più come personaggio. Poi Willoughby, in questa stagione mi è piaciuto un casino, top personaggio Willoughby. Tra l'altro è molto simile a Constantine, ma non lo mostrano. Constantine, non ho capito neanche perché, cioè, potevano mettere l'attore dell'Arrowverse, però boh, cioè, un minimo di collegamento lo potevate fare, però vabbè, ci accontentiamo lo stesso. Poi, come ho detto, Ronnie Evers, non mi ricordo neanche come si chiama, non mi è piaciuto per niente come personaggio, inutile, cioè, che qua ritorna. Sì, va bene, viene approfondito un po' il concetto del pozzo, però non lo so, cioè, questa qua ritorna così a caso e tutte si fidano di lei. Cioè, va bene che sono tutte un po' le personalità di Jane un po' stupidine, però, cioè, un attimo, pensaci. Poi mi è dispiaciuto un sacco che questa stagione si vede pochissimo Flex Mentallo, che era il mio personaggio della scorsa stagione che mi piaceva un sacco, che tra l'altro nei fumetti è un personaggio molto importante della Doom Patrol, visto che è un membro. E poi, ragazzi, ovviamente non posso non parlare del combattimento tra Cliff e Gesù. Cioè, quella lì è forse la roba più bella che io abbia mai visto da quando guardo serie TV e film. Cioè, un combattimento di un personaggio contro Gesù, ma io
cosa sto vedendo? È stata una roba epica per quanto mi riguarda. E niente ragazzi, direi che per questo video è tutto. Purtroppo non potrò portare la stagione 3, forse su Sky c'è e quindi mi prenderò Sky, però non lo so. Quindi direi che per questo video è tutto, grazie di Salvavisione e ci vediamo al prossimo e nuovissimo video.